Oggi siamo nel giacimento fossilifero più importante al mondo a pesci fossili, si chiama la Pesciara, giacimento conosciuto da 600 anni, è stato conosciuto per caso perché un livello fossilifero a pesci era in superficie. In questo posto siamo all'ombra per tutto il periodo invernale e quindi è probabile che il ghiaccio abbia aperto le lastre, sono rotolate in valle e hanno visto queste forme, queste sagome già 600 anni fa. Alla metà del 700 il livello fossilifero in superficie era già quasi esaurito, però sapevano comunque lo stesso che c'erano altre rocce che contenevano i pesci ed entravano sottoterra e circa 250 anni fa è iniziato lo scavo in galleria. Oggi in Pesciara ci sono due livelli fossiliferi scavati. Sono stati scavati in 250 anni e contengono gli stessi fossili, pesci, vegetali, selacei, crostacei, uguali a quelli che c'erano nel livello in superficie scavato 500 anni fa. Il livello fossilifero è stato scavato dalla sezione della valle, perché la valletta ha messo in evidenza una parte della Pesciara e quindi da lì è iniziato lo scavo. In galleria si è sempre scavato solo d'inverno, perché sottoterra ci sono 12 gradi costanti e quindi d'inverno, quando fuori c'è molto freddo, sottoterra è l'incontrario, è molto asciutto e si sta bene. Quindi lo scavo viene sempre fatto generalmente da fine ottobre agli inizi di marzo. Le gallerie si sono formate perché si sono scavati i livelli che contengono i fossili. I livelli si riconoscono facilmente ad occhio, sono rocce che sono suddivise in strati, sono strati di circa 15 cm uno sopra l'altro ed ogni strato a sua volta è suddiviso in lamine o pagine. Praticamente è come togliere dei libri di pietra, ogni strato ha 200 pagine. In galleria non vediamo i fossili perché sono tutti all'interno della roccia. Per trovarli bisogna sfilare gli strati e poi aprirli come dei libri e all'interno si possono trovare i fossili. Gli strati devono essere tolti dalla sezione del monte. Per toglierli bisogna lavorare su dei livelletti teneri. In questi livelletti teneri con un trapano si fa uno scavo, si crea il vuoto. Una volta creato il vuoto si mette sotto un cuneo, uno scalpello grosso, e con la mazza si inizia a battere. Battendo la pressione rompe lo strato e si sfila. Una volta sfilato il blocco è pronto per essere aperto con i martelli e quindi trovare il fossile. I cerati sono arrivati a Bulca alla metà del 700, erano minatori, lavoravano nelle miniere nel Vicentino ed estraevano i metalli come ferro, argento, caolino e sono venuti a Bulca perché sapevano che a Bulca c'erano delle miniere dove estraevano la lignite, che era un carbone combustibile e all'epoca era anche un lavoro che dava reddito. E quindi sono arrivati a Bulca per scavare sotto il Monte Purga, un antico vulcano, questo combustibile fossile. Scavando questo sono andati incontro a dei fossili di palme, coccodrilli, tartarughe che hanno 40 milioni di anni. Si sono affascinati dei fossili, hanno iniziato a prepararli, a restaurarli. Bulca comunque era già conosciuta per la Pesciara, questo giacimento qua a pesci, conosciuto appunto 600 anni fa. La proprietà a quel tempo era dei Conti Maffei e i cerato, che ormai avevano fatto la pratica nel restaurare i fossili di palme e coccodrilli, ha fatto sì che hanno fatto un contratto di affitto con il proprietario della Pesciara di allora, cioè il Conte Maffei, e hanno iniziato ad estrarre i fossili in Pesciara. Poi, nel giro di poco tempo, sono riusciti a comprare il giacimento. E in tutto questo periodo sono passati 7 generazioni. Praticamente io attualmente sono la 7ª generazione che scava ed estrae e prepara i fossili della Pesciara.